Andrea, voglio dedicare l'ultima parte del tuo intervento al BTP Italia, uno speciale bond governativo che è agganciato all'inflazione italiana e lo ricordiamo anche a beneficio del pubblico che ci segue, inflazione italiana che nell'ultimo dato è al 6,8%, leggermente inferiore rispetto all'inflazione europea, l'inflazione statunitense che supera l'8%, ma comunque insomma il numero rimane elevato. Ecco, ci spieghi brevemente, ecco, questo BTP Italia che cos'è e soprattutto se è conveniente sottoscriverlo o meno, ricordando che è possibile farlo ancora nei giorni di oggi e domani. Sì, allora il BTP Italia è un BTP che ha in questo caso scadenza 2030, giugno 2030. Rispetto alle ultime edizioni di BTP Italia, a mio avviso ha il vantaggio di avere una cedola più alta dell'1,60%, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che è una cedola minima garantita. Poi l'indicizzazione del BTP è sotto due componenti, cioè c'è un'indicizzazione che va a rivalutare la cedola qualora l'inflazione salga e un'inflazione che va a rivalutare, questo come ovviamente gli altri BTP Italia, anche la componente capitale, cioè il nominale. Quindi il tema è quello di mantenere un potere d'acquisto costante nel tempo, per cui se l'inflazione dovesse scendere eccetera, a quel punto comunque c'è un tasso di remunerazione che inizia a mio avviso a avere un senso, perché comunque l'1,60% è molto lontano dall'inflazione, però comunque non è lo 0,35 o 0,65, certo, 50 che abbiamo visto negli altri BTP. E dall'altra parte, se si va a prendere il BTP a tasso fisso, per fare un paragone, il rendimento del tasso fisso è superiore intorno al 3,30%, quindi c'è questo gap che è un po' la scommessa dell'inflazione. Quindi se si pensa che l'inflazione da qui si continui a salire, ovviamente, e probabilmente nel breve termine l'inflazione rimarrà sostenuta, questo bond ha senso, diventa la scadenza 8 anni, comunque diventa abbastanza lunga, perché se effettivamente poi le banche centrali alzassero i tassi, oppure se effettivamente arrivasse una recessione, potrebbe scendere il tasso di inflazione, e a quel punto probabilmente l'investitore avrebbe un vantaggio più nel breve periodo, che poi si andrebbe ad allineare a quelli del tasso fisso. Rimane appunto come sempre il discorso rischio credito Italia, che quello però vale per tutti i BTP, che rimangono investment grade ma al limite dell'investment grade. Quindi questi sono un po', secondo me, i punti essenziali. A mio avviso, detto tutto questo, può avere senso, nel senso che comunque se questa situazione di inflazione per ora sembra non calare nel brevissimo, e quindi la possibilità è quella comunque di avere una rivalutazione sia in conto capitale sia in conto cedola, almeno per un po' di tempo. Certo, no, è vero che si scommette appunto sul futuro, però molto spesso sentivamo appunto le banche centrali dire non vi preoccupate, l'inflazione è transitoria, non è permanente, poi è successo tutto il contrario, e quindi magari insomma scommettere sul fatto che l'inflazione rimarrà alta ancora per un po' non è così fuori dal mondo, anzi potrebbe essere una scelta del tutto azzeccata. Andrea, io ti ringrazio come sempre per la tua analisi, per la tua puntualità delle considerazioni, naturalmente ti do appuntamento la prossima settimana sempre sulle fonti. Grazie mille e buona settimana a tutti. Grazie, buona settimana a te.